Venite a trovarci o visitate il sito www.easycarauto.it. Easy Car, rivenditore autorizzato Hyundai e plurimarche, nuovo e usato, via Marconi 15 a Mola. Viaggiate sicuri, viaggiate Hyundai Easy Car. Di Mola di Bari può offrire per sponsorizzare e pubblicizzare ovviamente prodotti locali e non solo. Io vado subito a ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale che questa sera è rappresentata dal vice sindaco Francesca Mola, dagli assessori Pino Di Silvio e Gianni Russo, dal presidente dell'associazione autonoma artigiani molesi Rocco Giannini, dai consiglieri ovviamente sia di maggioranza che di minoranza che questa sera sono qui ovviamente per partecipare ovviamente a questo evento. Allora, noi ovviamente il ringraziamento lo facciamo soprattutto all'associazione che ormai per 18 anni porta avanti questo progetto, grazie alla collaborazione delle attività che ovviamente credono ancora nella pubblicità, nella sponsorizzazione, grazie all'amministrazione che come ogni anno partecipa a questo evento. Dobbiamo fare dei ringraziamenti particolari, questa sera abbiamo una bella, devo dire, genuina novità perché abbiamo dei bambini che saranno il futuro non solo di Mola, sono abbiamo simbolicamente il consiglio comunale dei bambini e abbiamo anche il sindaco, è vero? E hai un ruolo importante, per cui vieni qui vicino a me, così ci conosciamo un po' meglio. Allora, sindaco dei bambini, come ti chiami? Gloria. Gloria e poi? Toniazzi. Toniazzi, quanti anni hai? 9 e mezzo. 9 e mezzo. Tu sai il ruolo che rivesti, vero? È una bella responsabilità. Hai un progetto per questo bel paese? Sì. Beh, noi siamo qui ad ascoltarti, dimmi un po' che idee hai. Sai cos'è? Noi adulti dobbiamo sempre molto imparare dai bambini, voi ci insegnate tanto, per cui se hai un bel progetto, magari loro che sono lì seduti possono prenderlo in considerazione. Che ne pensi? Vuoi leggere qualcosa? Bene. Buonasera, sono il sindaco dei ragazzi, Gloria Toniazzi, e ho il piacere di essere qui insieme al mio staff di consiglieri e al vice sindaco Francesco Di Fino per assistere all'inaugurazione di questa mostra mercato che abbiamo scoperto essere arrivata già alla sua 18ª edizione. È nata dunque molto prima di noi, ma se esiste e perdura da così tanto tempo è sicuramente merito di coloro che la curano e la organizzano, offrendo così una preziosa occasione per valorizzare le attività commerciali più energiche e frizzanti del territorio. Saluto dunque gli espositori a cui faccio un grosso in bocca al lupo, augurando loro che i prossimi 8 giorni siano proficui e ricchi di opportunità per crescere sempre più nei loro settori. Ho concluso, grazie, buona serata. E un applauso ci vuole. Guarda, sei stata bravissima, non ti sei emozionata per nulla. Noi tremiamo, invece tu bella, tranquilla. Complimenti Laura, in bocca al lupo, perché chissà, un domani... Gloria, è un nome così bello. Chissà che un domani non potresti tu ricoprire un ruolo di amministratore in questo paese. Ti piacerebbe veramente? Sì. In bocca al lupo allora. Allora, guarda, hai il posto d'onore. Siediti qui. Bene, ovviamente i ringraziamenti vanno anche a Dominì Moro che tra un po' ovviamente aprirà questa serata con quella che è l'inaugurazione e poi chi ovviamente collabora anche con l'associazione. I ringraziamenti sono dovuti all'associazione Ali Verdi di Rutigliano, l'associazione Avis che per questa settimana da oggi 4 giugno fino al 12 sarà impegnata e sponsorizza questa volta un'iniziativa molto importante che è quella abbinata a Telethon, quindi per le ricerche, la ricerca sulle malattie genetiche. E poi ovviamente dobbiamo ringraziare tutte insomma, le forze dell'ordine che contribuiscono non solo all'ordine pubblico, proprio alla collaborazione all'evento. Il comando dei carabinieri, la guardia di finanza, il comando dei vigili urbani, il comando delle guardie campestri, la capitaneria di porto e l'hub communication che ovviamente
l'azienda che collabora per l'allestimento agli stand. Allora, io farei un giro così veloce, giusto per dare uno sprint iniziale a quella che è l'amministrazione. Passo subito il microfono al vice sindaco Francesca Mola. Grazie, buonasera. Io porto prima di tutto il saluto del sindaco che è in volo per New York perché sta andando ad incontrare la nostra comunità a New York. Il saluto dell'intera amministrazione del Consiglio Comunale. Siamo onorati di inaugurare l'ennesima fiera dell'artigianato. Gli artigiani sono l'elemento di crescita del nostro territorio. Il nostro grazie va in primis al presidente dell'associazione e a tutti coloro che collaborano, a tutto il suo staff. Noi crediamo molto nel lavoro che fanno gli artigiani. Gli artigiani, a differenza delle grandi imprese dove le macchine ormai sostituiscono l'uomo, sono l'elemento di crescita del nostro territorio e quindi far conoscere quotidianamente, ogni anno, quello che i nostri artigiani fanno è fondamentale per avvicinare all'artigianato la nostra collettività. Grazie. Bene, è un bel augurio. Ovviamente io prima ho dimenticato di ringraziare anche l'Istituto di Vigilanza che è presente, ovviamente sarà presente anche per questa manifestazione. Allora, Assessore De Silvio, due parole anche perché queste sono manifestazioni che ovviamente aiutano tantissimo a crescere, non solo gli artigiani come diceva ovviamente il Vice Sindaco, ma proprio la popolazione, perché le attività, il commercio, le attività produttive devono essere l'anima ovviamente del Paese. Cosa si può fare ancora di più? Oh, buonasera a tutti, intanto per ringraziare l'associazione degli artigiani. Questo è un anno importante, da quest'anno diventa maggiorenne, è il 18° anno, per cui faccio veramente un grande applauso all'associazione degli artigiani che per ben 18 anni ha organizzato questa bellissima manifestazione, che comunque negli anni è cresciuta sempre di più. Diciamo, negli anni ha avuto soltanto qualche interruzione e naturalmente l'auspicio è quello che non si interrompa, anzi cresca sempre di più. L'ha vista nascere perché? Perché naturalmente grazie al presidente attuale, ma anche grazie a Franco Papadopoli che naturalmente ha voluto creare questa iniziativa, quindi a Rocco ma anche a Franco e a tutti, perché io li conosco tutti e so. Infatti io mi sono insediato da pochissimo e una delle poche associazioni che mi ha contattato come sono entrato sono stati proprio loro, per cui diciamo abbiamo cominciato la vecchia collaborazione da come mi sono insediato. Vorrei dire che queste sono giornate importanti perché diciamo che questo tipo di attività sono una vetrina perché vengono messe in mostra quelle che sono le attività produttive sia del posto ma anche diciamo della zona. Infatti sicuramente troveremo delle attività che non sono di Mola ma utilizzano il nostro territorio per mettersi in mostra e per vendere i propri prodotti. Questa è una delle manifestazioni di finanziamento proveniente dalla passata amministrazione. In continuità andremo a utilizzare un bel fondo comunitario per cui avremo oltre 2 milioni di euro per rinnovare il nostro salotto buono, la nostra piazza, per cui a breve inizieranno i lavori. Infatti inizialmente mi sono sentito con Rocco e tutti i suoi collaboratori perché inizialmente avevamo pensato, perché non sapevamo dove collocare questa manifestazione, si pensava di metterla proprio sul fronte mare perché non sapevamo l'inizio reale dei lavori. Il progetto è arrivato qualche giorno fa, adesso lo presenteremo all'intero consiglio e alla cittadinanza e quindi daremo un cronoprogramma di tutti i lavori come naturalmente verranno organizzati, perché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di creare meno disagi possibili a tutti, ai cittadini, ai commercianti, a tutti quanti, per cui dobbiamo cercare di vedere questi lavori non dal punto di vista della criticità che comunque ci saranno, perché è chiaro che anche quando a casa uno rinnova la propria abitazione ci sta la polvere, ci stanno i rumori, però sa benissimo che nel momento in cui finiranno i lavori
uscirà una bella casa e noi avremo una bella piazza, per cui dobbiamo un po' pazientare. Quest'anno avremo un po' di difficoltà, mi sono in contatto anche in questi giorni con il presidente del comitato festa patronale, che anche lui in fibrillazione, perché anche lui dovrà fare i contratti per quanto riguarda l'illuminazione. Insomma, c'è tanta carne a cuocere. Dopo ci sono altri lavori che sono in cantiere, ma naturalmente non utilizzo questa serata per dire che tutti gli altri lavori che ci sono, ma naturalmente vi daremo informazioni nel corso di questi mesi, come avremo naturalmente certezza. L'unica cosa certa che vi posso anticipare è che praticamente siamo stati, abbiamo firmato, il nostro sindaco ha firmato il patto per la città metropolitana, dove naturalmente comprende anche Mola. Inizialmente avevano destinato un contributo di circa 2 milioni di euro. Dopo, in questi giorni, siamo andati anche ad incontrare i responsabili della città metropolitana, ci hanno anche garantito un incremento di questi 2 milioni di euro, e questo servirà anche a completare il primo lotto del fronte mare Boigas, quello iniziato con la nostra amministrazione. Quindi avremo le nostre spiagge urbane, insomma ce la stiamo mettendo tutta. Naturalmente è chiaro che quando uno lavora gli errori li può sempre fare, però diciamo la buona volontà ci sta tutta, per cui intanto stasera godiamoci questa manifestazione, perché naturalmente è il frutto di tanto ma tanto impegno di un'associazione che ce la mette veramente tutta per la buona riuscita, per cui complimenti e auguri a tutti, grazie. Bene, allora ringraziamo anche l'assessore De Silvio. Io ovviamente, se